There's no place I'd rather be. Io oggi ragazzi siamo qui tornati con la nuovissima parodia. Oggi ragazzi sono qui tornata con la nuovissima parodia di come mangiare un panino alla Nutella. Cioè nel senso io sono stra confusa. Cioè mi raccomando ragazzi, per questo video aggiungiamo almeno i 15.000 like e niente, cominciamo. Iniziamo bene. Sì, però non mi devi minacciare quel coltello sporco di Nutella. E ride. Cazzo. Ride da sola. Ah. Capisco. Sì, ok. Abbiamo capito che c'è fame, che c'è, però tranquilla, cioè nel senso non te lo voglio nessuno quel panino, Vi insegnerò a... Da tutta questa intro e poi oggi vi insegnerò a... Com'è strano il mondo. Mangiare un panino con la Nutella. Perfetto ragazzi, oggi ci insegnerà come mangiare un panino con la Nutella. Non potete capire quanto ho cercato questo tutorial su internet, perché io non so come cazzo si mangia un panino con la Nutella. Prendiamo il panino. Ma davvero? È grande raga, è buona grande. Apriamo il panino, ma va. Apriamo la Nutella. Ma io direi di piare tutto il barattolo e sfonnarlo sul panino, così proprio con tutti i vetri, così di mangiarlo così. Così sì che è un vero panino con la Nutella. Cioè, pure col barattolo da Nutella. Sarebbe lo step 2. Lo step 2, ragazzi, per fare un panino con la Nutella. Dobbiamo dividerci in degli step. Step 1, prendere il panino. Step 2, prendere la Nutella. Step 3, mangiarlo. Boom, ragazzi, boom. Step 3, prendere il coltello e intingerlo. Nella Nutella. Date una medaglia a quella donna. Dategli una medaglia. Sa come si prende la Nutella. Grande. Brava. Prendiamo. Sì, tranquilla, fai con calma. Tanto io qua c'ho tutta la giornata per vedere te che pi a Nutella col coltello. Io non sono un amante della Nutella, quindi ne metterò davvero poca. Però mi mangio i panini con la Nutella, cioè nel senso, non mi piace la Coca-Cola, però ma la bevo, cioè capito? Come sta nel mondo parte 2? Dovete stare attenti. Porca miseria, c'era in più tutto il panino, altro che poca. Oh, penso che ce ne metteva tanta. Senti, ad una cosa. Cosa? Non intingere la Nutella al di fuori dei bordi, perché quando prendete poi fate un casino. Ah, è giusto. Ascoltate questi consigli, raga, perché io pensavo che veramente la forza della gravità non c'era. E tipo tu mettevi tutta la Nutella sul panino e potevi metterla anche fuori. Cioè così ti mangiavi aria, Nutella e pane. Brava. Ecco, un'altra cosa importante è che quando mangiate dovete stare molto attenti, soprattutto se siete in compagnia. Se siete da soli non è molto importante, però. Vabbè, certo, se tu mi mangi Nutella come te la sei mangiata nell'intro, te butta in una fattoria insieme a maiali e là ti puoi divertire a mangiare ovviamente come te pare. Quando mangiate la Nutella si intacca tutta nei denti, nella faccia. Vabbè, certo, tu devi sto panino, tu schiaffi in faccia, è normale che c'è la Nutella in faccia. Se no non capisco come tu fai a mangiarti il panino con la Nutella e ti arriva la Nutella in fronte. A meno che tu ti sei fatta un panino grosso così. Tanto qua si è spenta la luce. Questi sono i segnali che mi sta mandando qualcuno. Vedete? I segnali. Ah, si è riaccesa. Bam, ragazzi. Si viscia, è tornata. Nelle mani, nei capelli. Ma come fai? Ha fatto la fine i capelli. Oh, dai, io mi piace il panino così. Oh, raga, certo che. Pum, buono. Non ho parole. Quindi, state attenti, perché potrebbe essere molto imbarazzante quando siete fuori e mangiate un panino con la Nutella. E certo! E ovviamente uno va fuori che se mangia un panino con Nutella. Tipo adesso io esco fuori da casa e mi vado a pià latte e cereali. Cioè raga, non è che mi faccia a casa, no. Noi facciamo latte e cereali fuori da casa. Non ho parole. Un cornetto, chissà che cosa. Mi rendo conto che non è facile non sporcarsi, però. Vabbè, santo Dio, sembra che siamo tutti ritardati. Che ma come sto io ancora che parlo? Io sono qui proprio per aiutarvi. È giusto ragazzi, lei è la nostra tutor. Se seguiamo i suoi consigli non ci sporcheremo di Nutella da nessuna parte. Detto questo, dovete mordere il panino. Grande! Io pensavo di ficcarmi dentro all'orecchio, aspettando che sto panino a una certa lo sentissi in gola. Brava! Brava come sei.
sempre, raga, questa è proprio una genia. Seguitela perché è una grande. Comunque, a non dare morsi troppo grossi, altrimenti, come dico io, vi affogate. Non vi strozzate, voi affogate. Cioè, raga, voi affogate dei panini. Te capisco se stai a bevi qualcosa affoghi, ma non che ti affoghi con panino. Cioè, vi rimane qua, vi viene da tossire, da vomitare. Te strozzi, poi va a finire l'ospedale, tolgono sto panino che è grosso così. Poi tu mi devi dire come ha fatto a entrare un panino grosso così in agola tua. Ma sì, ma tranquilla, mangia tutto quello che ti pare. Guarda, aspetta un attimo, vado pure a farmi un piatto di pasta. Poi torno qua e continuo a fare la parodia, va bene? Bello, bello. Wow, cioè nel senso, non vedevo l'ora di vedere sta scena del video. Cioè, grande, brava. Perché mi devi far vedere la lingua? Non lo so. Vedete? Sì, ho visto. Cioè, però avrei preferito non vedere. Però ormai ho visto. Oh, ma sta luce allora proprio ce l'ha con me, eh. E mo si aspetta quell'altra. Ma io non ho parole, ma una. Io personalmente quando mangio la Nutella faccio un po' schifo. Abbiamo visto. Posso garantire tutto. Detto questo, se avete altre richieste su altri tutorial, ma che ne so, su come respirare, ma che ne so, su come parlare, ma che ne so, tipo come evitare che una luce si spegne ogni 2 secondi, non so, su come aprire la porta, su come fare la pipì. Ma io voglio vedere veramente il tutorial su come fare la pipì. Cioè, io veramente mi immagino la scena. Ragazzi, adesso voi andate al bagno, vi abbassate i pantaloni, vi abbassate le mutande, poi vi sedete sulla tazza, fate quello che dovete fare, tirate lo sciacquone, vi lavate le mani e ve ne andate. Ci vediamo al prossimo tutorial su come pulirsi i timpani, su come mettere una maglietta o una giacca. E per oggi è tutto. Ciao. Per oggi è tutto pure da me. Manco la faccio l'outro. Se permettete devo andare a registrare il video su come pulirsi le orecchie da quello che ho appena sentito. E niente, vi mando un caloroso abbraccio. Vi ricordo di stalkerarmi su tutti quanti i social network che trovate link sotto in descrizione. Se non sono iscritti, altri più belli. E niente ragazzi, ma già, ciao per questo video. Ciao belli, ciao. Vado a pulirmi i timpani, a farvi un bel tutorial.